L'Africa. Il continente forse più antico del mondo, ma che tuttora rimane anche quello più misterioso. In Africa le storie sono talmente tante che quasi sempre si perdono, nelle sconfinate praterie della savana, tra le dune del deserto o nelle foreste della giungla nera, ma che si riescono ad attraversare il mare sono le più incredibili che si possano raccontare. Una storia di mare, quel mare che può essere azzurro e calmo alla luce del giorno, ma che diventa scuro e profondo al calare delle tenebre. Una storia di un viaggio, quel viaggio, alla ricerca di una vita migliore anche a costo di andare incontro alla morte. Una storia di un ragazzo africano che un giorno si è svegliato e ha deciso di sfidarla, la vita, anche a costo della morte, e solo per realizzare il suo sogno. Una storia che comincia in Gambia, lo stato più piccolo del continente, praticamente un lembo di terra all'interno del Senegal, che occupa lo spazio poco più dell'omonimo fiume che dal massiccio del Fouta Jallon attraversa la Guinea e un pezzettino di Senegal prima di tuffarsi nell'Oceano Atlantico. Il Gambia, come praticamente tutta l'Africa nera, non ha una grandissima tradizione calcistica. Ogni tanto il dio del calcio, con una certa casualità, fa nascere un diamante grezzo, come Abedi Pelé in Ghana, Joshua in Liberia o Didier Drogba in Costa d'Avorio, ma non ci sono squadre di riferimento o vivai che consegnino fuori classe al calcio mondiale con una certa costanza, anche se il territorio gambiano è stato colonia inglese fino al 1965 e i britannici, si sa, se da una parte importavano, per così dire, oro, avorio e schiavi, dall'altra cercavano di esportare le loro tradizioni e quindi il football. Banjul è la capitale di questo piccolo stato piuttosto atipico, perché a differenza di praticamente tutti gli altri ha una vita politica abbastanza stabile, con l'indipendenza dal Regno Unito ottenuta pacificamente nel 65 e un solo colpo di stato, quello del 94, attuato dall'attuale presidente della Repubblica Yahya Jammeh. Ed è proprio a Banjul che inizia la nostra storia, una storia da romanzo fatto di una fuga, di un viaggio e di un sogno. Protagonista è la Mingyawo, ragazzo gambiano all'apparenza come tanti, ma che come tanti proprio non è. Fin da bambino viene letteralmente rapito da quel gioco che si può giocare dovunque, basta ci sia uno spiazzo, un oggetto anche non necessariamente rotondo, e da quel campionato che ogni tanto vedeva in TV, la Serie A, quella degli anni 2000 e quindi quella di Del Piero, Totti, Maldini, del Milan campione d'Europa e dell'Italia campione del mondo, ma non riesce a giocare in una squadra fino all'età di 14 anni, quando cioè un osservatore scolastico lo nota e lo porta in una squadra vera e propria. La sua famiglia però voleva che studiasse, il padre lavorava duramente per garantire gli studi ai suoi figli e così Lamine comincia ad allenarsi di nascosto, finché i suoi genitori leggono sul giornale un articolo che parla di lui. Prima la scuola, poi semmai il calcio, questo il compromesso trovato con i suoi familiari, ma il talento è tanto e il Gambia è piccolo, troppo piccolo. Si dice che il mal d'Africa sia quel sentimento che ti prende quando visiti il continente e non ne puoi più fare a meno, ma forse è anche quello che se ci sei nato in Africa, a un certo punto anche un territorio così vasto comincia a stare stretto e la voglia di scappare diventa un'ossessione. Lamine vuole diventare professionista, ma in Africa quello del calciatore non è un mestiere che cambia la vita, anzi, al massimo la complica. Il suo sogno comincia a tormentarlo e diventa ossessione, un'ossessione chiamata Europa, chiamata Italia, chiamata Serie A. Lamine comincia ad aiutare il padre al lavoro per mettere qualche soldo da parte e arrivare a quella cifra. E allora, il giorno della festa nazionale gambiana, senza dire niente a nessuno, con uno zaino in spalla e un pallone sotto braccio, il viaggio, quel viaggio, incomincia. Che viaggiano da tipo come diciamo noi con la barca per andare in Italia. Se il calcio è il mio sogno io, allora sono pronto a rischiare la vita per arrivare dove voglio arrivare io. Sono uscito e sono andato. E da lì è iniziato il viaggio da Senegal, passato Mali, Burkina Faso, Nigeria. Ho passato dal deserto, sono arrivato in Libia e ho finito i soldi. Ho iniziato un'altra avventura, ho fatto tipo un lavoretto così lì, cercato qualcosa da fare, ho avuto un po' di soldi, ho pagato per la barca. Se non avevo paura di lasciare la famiglia dietro, partendo da solo, non ho avuto la paura di arrivare in Libia sentendo che c'era guerra lì, gente moriva lì, allora perché devo avere paura per attraversare il mare? Non è un ragazzo come tanti la Mingyawo, basta guardarlo in quegli occhi scuri e profondi che da una parte palesano una determinazione fuori dal comune e dall'altra nascondono la sofferenza e la paura di chi ha deciso di lasciare la famiglia, di chi ha conosciuto la morte e la guerra, di chi a 20 anni ha già vissuto due vite di una persona normale. La terza inizia al momento dello sbarco, perché il destino, che in questi viaggi pesca a caso come si fa in un sacchetto di caramelle, premia quell'azzardo e forse anche quell'incoscienza. La Ming sbarca in Sicilia, poi viene smistata in Sardegna in uno dei tanti centri d'accoglienza dove ogni mattina si esercita, prima con delle bottigliette d'acqua che usa come cinesini, poi col suo pallone.
pallone. Al centro però non si può giocare, lui continua a ripetere a sorveglianti e carabinieri che ha rischiato la vita solo per questo e non intende smettere di allenarsi, tanto che un milite per tagliare la testa al toro lo porta ad allenarsi in una squadra di prima categoria. Il mondo del calcio, almeno quello minore, si ferma per qualche istante quando in quel primo allenamento tocca il pallone con una grazia e una leggerezza unita a una potenza ed esuberanza fisica che solo gli atleti africani sanno mantecare e che scinde la fantasia dei portoghesi e la concretezza degli inglesi, le due nazioni che hanno colonizzato il Gambia dando un patrimonio genetico ai calciatori gambiani. In campionato però non può giocare, mancano i documenti, e allora comincia a giocare in un torneo amatoriale in cui realizza una cinquantina di gol. Il suo nome su un'isola come la Sardegna comincia a girare, Lamin diventa quasi un'attrazione finché un procuratore lo nota. C'è ancora il mare nel suo destino, questa volta calmo e comodo fino alla Liguria, che con due squadre in Serie A, due in B, una in Lega Pro e sette in Serie D era la culla giusta per covare giovani campioni. Il primo provino è per il Savona, ma in Lega Pro gli extracomunitari non possono giocare e allora viene parcheggiato a Vado Ligure. Il Vado Calcio è una nobile decaduta che milita in Serie D, è la squadra che nel 22 ha vinto la prima Coppa Italia della storia, fieramente esposta al Chittolina, campo di casa in cui Lamin fa l'incontro più importante della sua vita calcistica. Nelle carriere dei grandi giocatori prima o poi c'è sempre un allenatore, quello di Iao si chiama Pietro Buttu, ex giocatore di buon livello e allenatore, partito dalla prima categoria e arrivato in Serie D per la prima volta nella sua carriera. Buttu fa tesserare subito la sua perla nera, lo aspetta i documenti. La squadra nella stagione 2014 parte bene, ma poi iniziano le difficoltà e arrivato finalmente in transfer, Lamin viene fermato, questa volta dalla pubalgia. Quando è pronto è troppo tardi, perché quel mister che lo aveva accolto come un padre viene esonerato dalla società rosso-blu. Iao fa il suo esordio, segna anche tre gol e il Vado si salva. L'estate 2015 potrebbe essere la fine o l'inizio di questa storia straordinaria, perché i provini che Lamin ha da fare in giro per l'Italia sono davvero tanti, ma l'unica telefonata che prende in considerazione è una sola. Il suo primo mister, Pietro Buttu, era tornato a finale in eccellenza e lo chiama. I procuratori gli sconsigliano di scendere di categoria, ma Lamin con quell'uomo aveva un debito di riconoscenza e per uno che ha sfidato la vita dopo aver visto in faccia la morte, la riconoscenza è tutto. Al dio del calcio piacciono queste scelte. E il finale l'anno successivo scrive una delle pagine più incredibili del calcio ligure, perché con la squadra più giovane del campionato e quella che ha speso meno, da outsider vince l'eccellenza tornando in quarta serie dopo 51 anni, trascinato dai 22 gol di Lamin Iao, il cui nome è ufficialmente sdoganato perché in tanti adesso non mettono gli occhi sopra a quell'attaccante che ha la grazia di una gazzella e il cinismo sottoporta di un Black Mamba. Rifiuta la Spagna e la Croazia perché vuole la Serie A, si allena a Cagliari e si aiuta quindi dell'Entella, ma alla fine se lo prende il Carpi in Serie B. Iao è ufficialmente un calciatore professionista in Italia e il 3 ottobre esordisce in campionato a Pisa, a due anni o poco più di quella mattina, con quello zaino e quel pallone sotto braccio. Di qui in poi non possiamo sapere cosa succederà e come finirà questa storia, ma d'altra parte la vita, soprattutto quella di Lamin Iao, non è mai stata una destinazione, ma solo uno splendido, straordinario e imprevedibile viaggio.